Bentornati tutti con Piante contro Zombie. Stavo per dire poche parkour, vabbè. Comunque, non mi ricordo quando abbiamo comprato i girasoli gemelli. Quando è che li abbiamo comprati? Boh. Comunque, nuovo tipo di zombie, lo zombie minatore. Niente, lo scopriremo in questa parte. Allora, intanto prendere i soliti. Il trifogliatore non c'è bisogno dato che non c'è la nebbia. Fa danno lui. Oh, questo assolutamente. E questo. Let's go. Allora. No, la nebbia non è ancora aumentata. Comunque, vi spiego un po' cosa fa. Spara semi-bidirezionale. E praticamente voi lo piantate. Funziona come una pianta normalissima, è solo che in avanti spara un seme, ovvero le piante davanti, cioè gli zombie che incontra in avanti gli spara un seme, mentre quelli che spara che vengono all'indietro ne spara due. Ma voi vi chiederete, ma perché arrivano dal dietro? Allora, praticamente lo zombie minatore, come avete visto, scava per terra, scava, cioè arriva. Proprio scava, arriva qui in fondo, fa un paio di trottole e tipo si confonde, non lo so. E lentamente vi viene a mangiare le piante dal dietro. Quindi arriva dal dietro e vi mangia le piante. Per sconfiggerlo ci sono due modi. Tre modi. Di più, non lo so, non mi ricordo. Comunque, uno è la spara semi bidirezionale che dietro spara due semi. Quindi gli fa molto più danno. E oppure con la calamita. L'abbiamo incontrata la calamita? Fuck. L'abbiamo incontrata la calamita? Oddio. Lol. Mi sa che vi ho spoilerato qualcosa. Vabbè, voi non avete sentito niente. Vabbè, comunque, una pianta che è una calamita. Mi sono dimenticato di prendere. Porca vacca. Cosa voglio fare io con queste schifezze? Ok. Che con una pianta che troveremo più avanti, credo. Se non l'abbiamo già trovata. Gli ruberemo il caschetto, che è di ferro. No, mi sa che non l'abbiamo ancora incontrata. No, no, mi sa che la incontriamo nel prossimo mondo. Comunque, gli ruberemo il caschetto, oppure se gli mettete una potato mine, appena ci passerà sopra scoppierà. Ok, un pacchetto regalo con modalità rompicapi. Abbiamo sbloccato la modalità rompicapi. Aspettate, fatemi pensare com'era. Ah, sì. Sì, comunque la faremo sempre più avanti. Tutti i minigiochi che abbiamo sbloccato li faremo tutti più avanti. Intanto sta merda. Sta brutta merda, mi ha mangiato. Eccolo qua, porca vacca, dov'è? Qui. No, no, non l'ho neanche visto. Dai, cacchettatemi soli, bastardi. Deficienti, vi mangio questo. Ok. Come avete visto, passa da dietro, è lentissimo, eh. Lo vedete? È anche abbastanza debole. Però lui passa da dietro e intanto questo gli spara due semi. Ok, è successo un po' troppo tutto veloce. Allora, praticamente, davanti spara un seme, come vedete, e di dietro ne spara due. E lo zombie minatore arriva da sotto. Arriva dietro, fa un po' di capriole. Non so se l'avete visto, fa un po' di giravolte, ecco, scusate, non capriole. E poi viene a mangiarvi le piante man mano che passa. L'unico modo per fermarlo è questo. Oppure, come vi ho detto, prossime piante. Intanto sto qua mi sta divorando il mio noce. E perché l'unico che fa danno è sto fungo di merda. Dai. No.
Metto questo. Lo metto qua. Orda finale. Ecco un altro tizio col caschetto. Non fa danno quando è sotto, quindi non preoccupatevi. È solo che quando esce, se non avete le protezioni, finite male. Tanto ci hanno mangiato non so cosa. Io volevo finire. Qua si stanno mangiando tutte queste piante, intanto. Complimenti. E non c'ho neanche niente da difendermi. Porco Giuda. Vai. Ok. Come ho già detto, tenterò di almeno, cioè, forse mangiarmi sti tagliaerba, sì, ma tenterò di non perdere, di non far game over. Vabbè. E frutto a stella, wow, non l'avevo mai visto. Cioè, non l'avevo mai letto in italiano. E spara stelle in 5 direzioni. Costa 125, non so. Il danno, se fa molto danno, non mi ricordo. Personalmente non l'ho mai usata. Però lo userò. Nella prossima parte, comunque. Ci vediamo!